Sulle punte delle picche che brillano lucide al sole è scritta la storia di un sacrificio che da 500 anni non vuole essere dimenticato. Ma se il sangue di quell'eroismo si è sciolto dalle corazze per restare nella memoria, oggi indossare la divisa delle guardie svizzere vuol dire distinguersi in un sacrificio non meno arduo, servire la potenza della fede. Il Papa ha condensato in questo paragone il senso di un servizio che il corpo militare pontificio rende alla persona del Vicario di Cristo da quel lontano 1527, quando i Lanzichenecchi misero a ferro e fuoco Roma e 147 soldati svizzeri caddero in difesa di Clemente VII. Il 6 maggio scorso, dopo la messa alle 7 del mattino presieduta dal Cardinal Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Francesco ha ricevuto in udienza le 40 nuove reclute della Guardia Svizzera. Il vostro importante servizio in Vaticano, ha detto loro, è un'occasione per crescere come coraggiosi soldati di Cristo. I pellegrini e i turisti che hanno la possibilità di incontrarvi rimangono edificati scoprendo in voi, insieme con le caratteristiche compostezza, precisione e serietà professionale, anche generosa testimonianza cristiana e santità di vita. Sia questa la vostra prima preoccupazione. Quelle che alle 17 di quello stesso pomeriggio hanno preso a sfilare a passo di marcia per poi gridare la formula di un giuramento che ha la sua forza nei gesti unici che lo accompagnano, sono le prime leve ad aver seguito il nuovo modello della scuola reclute, un mese nel centro di formazione della Polizia del Canton Ticino, a Isone, prima di iniziare il corso in Vaticano. Sotto la divisa rinascimentale si cela dunque un addestramento al passo con le moderne esigenze della sicurezza, ma prima ancora che militari, l'ombra della cupola poco distante fa di questi giovani, ha affermato il Papa, un gruppo di discepoli missionari. E questo passa attraverso piccoli gesti quotidiani, a volte ripetitivi, ma ai quali è importante dare un significato sempre nuovo. In tal modo si forma uno stile di comportamento che, all'interno del corpo, è fatto di reciproca armonia e rispettosa comunione con i vostri superiori, e all'esterno si esprime nell'accoglienza, nella gentilezza, nella pazienza. Ai vari momenti della giornata, fino alla cerimonia del giuramento nel cortile di San Damaso, hanno partecipato le autorità svizzere e dei cantoni, tra cui il presidente della Confederazione, Doris Laufard, e numerosi vescovi del paese. Vi auguro, ha concluso Papa Francesco, anche di poter valorizzare questa stagione della vostra vita per cogliere alcune delle molte possibilità di crescita spirituale e culturale che Roma vi offre. Ecco, questa è una cosa molto interessante. Percorrere Roma sulle tracce di tanti santi e sante che hanno vissuto in questa città. E ciò renderà ancora più indimenticabile e ricco di frutti il vostro periodo romano.